Questa gente possiede solo il minimo per vivere, ma nonostante siano dei dimenticati in un mondo dimenticato, conservano l'orgoglio di chi sa di essere l'erede di una delle più antiche culture d'America, pensò Amelia, intravedendo in lontananza Gleoia e Noemi davanti alla loro umile dimora. I due indiani le parvero due figurine di carta intenta a fare qualcosa che non riusciva a capire. Quando fu a pochi passi dalla casa, parcheggiò il pick-up e si fece il loro incontro con un grande sorriso. I due Opi l'abbracciarono con affetto. Stringendo i loro corpi piccoli e ossuti, Amelia ebbe la sensazione di tenere tra le braccia due teneri bambini che chiedevano protezione. Noemi disse: Benvenuta Amelia, vuoi fare con noi la preghiera di ringraziamento per il nuovo giorno? Con piacere, rispose lei mettendosi al suo fianco. Visto che non parli la nostra lingua, la dirò nella tua, perché tu possa capire quello che dico e prendervi parte col cuore, disse Gleoia iniziando a pregare. Amelia chiuse gli occhi. Grazie, grande spirito, per questo nuovo giorno. Grazie per la vita, per il sole che ci dà luce e calore, per l'acqua che ci disseta, per il popolo delle nuvole che ci dispensano le piogge. Grazie per i quadrupedi e per gli alati, che ci allietano con i loro voli e con i loro canti. Grazie per il cibo che ci dà Madre Terra, che ci permette di vivere. Dopo aver detto queste parole, il vecchio indiano prese un poco di polline da un sacchetto di stoffa rossa che teneva in una mano e lo lasciò andare nel vento. Questo è polline di mais, e il mais è simbolo di pace, di prosperità, di forza generatrice, è dispensatore di vita. Oh, grande spirito, non farò mai mancare ai tuoi figli e alle nuove generazioni che nasceranno domani. Grazie ancora per i giorni felici e anche per quelli tristi, perché in ogni cosa è racchiuso un insegnamento che va compreso e accettato. Qui accanto a noi vedo una giovane donna che viene da molto lontano e che si fermerà un poco con noi. Aiutala a superare le prove che incontrerà lungo il suo cammino, dalle una buona vita. Per ultimo, grande spirito, proteggi Madre Terra dalla pazzia degli uomini, mai così forte come in questi giorni. Grazie. Ancora una volta, Gleoia lasciò andare nel vento una presa di polline di mais. Ho finito. Hai fatto un buon viaggio, Amelia? Sì, un buon viaggio, grazie Gleoia. Dobbiamo parlare noi tre, raccontarci tante cose. Sì, quindi non devi avere troppa fretta di tornare a casa tua a Santa Fe. Non ho fretta, mi fermerò quanto sarà necessario. Entriamo in casa. Amelia seguì la coppia e si trovò all'interno di una grande stanza arredata con un tavolo e quattro sedie, una vecchia credenza, un divano sul quale era stata adagiata una bella coperta fatta al telaio da Noemi, con motivi tradizionali di colore giallo, rosso, nero e bianco. Dalle travi del soffitto pendevano pannocchi di mais di diversi colori, le più belle quelle di colore blu, esserti d'aglio e peperoncino rosso. Questa è la nostra modesta casa. Di là ci sono anche due camere da letto, una matrimoniale per me e Noemi e l'altra per un eventuale ospite, disse con una tacita espressione di invito a restare. La giovane sorrise con un certo imbarazzo. Semi di stelle è il titolo del mio ultimo romanzo uscito in questi giorni. La vicenda si svolge negli Stati Uniti d'America, oggi, dagli stati del New Mexico e l'Arizona. La protagonista della storia, Amelia, si reca a Durango alla villa dell'amico Alfred che dà una festa in occasione della sua laurea. Lì conosce Gordon, un bel ragazzo che la incanta con le sue storie e il suo romantico modo di fare, ma tutto finisce lì. All'alba del giorno seguente, però, Amelia si sveglia sul prato della villa invece che nella sua stanza d'albergo. Sulla via del ritorno, sorpresa in autostrada da un violento temporale, si rende conto di trovarsi in un luogo assai più distante e 4 ore più tardi. In un luogo di ristoro poco più avanti, conosce due vecchi indiani Hopi, marito e moglie,
ai quali narra quanto accaduto. La vecchia indiana, nel momento di accomiatarsi da Amelia, le fa gli auguri per il bimbo che sta aspettando. Tornata a casa e in preda a forti nausee, la giovane si rende conto, in effetti, di essere in dolce attesa. Amelia decide quindi di ricontattare la coppia di indiani, grazie ai quali scoprirà le storie narrate dal loro popolo sui contatti coi cosiddetti popoli delle stelle, e la ragazza avrà la certezza che il bambino che porta in grembo sarà uno dei tanti che verranno ad annunciare all'intera umanità l'avvento di un nuovo mondo altamente spirituale. Buona lettura.